Hai bisogno di crediti? Vai su VIPcoins FIFA, troverai il codice, coupon e link qui in descrizione. Salve a tutti ragazzi, io sono Giovi Spoto, lo staff di Noi Malati di Foot. Benvenuti nella player review di Olivier Giroud, attaccante francese dell'Arsenal. Questa carta ha un 81 di rating, però purtroppo a parer mio è alquanto inutile, perché ha pochi pro e molti contro, e contro che sono abbastanza accentuati e pesantucci. A parer mio è sconsigliato nel ricevere palla lunga, perché essendo molto lento difficilmente ci arriva. Molte volte veniva raggiunto dai difensori avversari, ma se prendeva palla, e ciò accadeva poche volte, riusciva a far valere il suo fisico e la sua potenza fisica. Sulla carta ha 64 di velocità con 63 accelerazione e 65 velocità scatto. Anche in game purtroppo è davvero lento, ma non solo nel correre, anche nel dribblare, passare e tirare. Ha un dribbling molto discutibile, perché ha una scarsa agilità e poi ha solo 2 stelle skill. In pratica si è molto ma molto limitati nel fare le skill con questa carta, per non parlare dell'equilibrio che è ancora più pessimo della sua agilità. Sulla carta abbiamo 73 di dribbling con 61 agilità, 48 equilibrio, 86 riflessi, 79 controllo palla e 72 dribbling. Diciamo che il suo controllo palla è una nota positiva del suo dribbling, ma non rappresenta un pro. A parer mio è molto macchinoso nei movimenti. Sembra un robot perché fa cose ripetute e molto limitate. Al suo equilibrio però gli aggiungo il fisico, che al contrario è ottimo e lo aiuta molto a non cadere e a vincere qualche contrasto. Sulla carta ha 88 di fisico con 85 resistenza, 93 forza e 82 aggressività. Tutto sommato resiste abbastanza bene ai contrasti e non si stanca o infortuna tanto facilmente. Ha una buona aggressività che gli permette di andare abbastanza deciso sul pallone ed ha un'ottima forza fisica che lo aiuta contro i difensori forti fisicamente. Del suo tiro mi è piaciuta soltanto la sua potenza a tiro, perché i suoi tiri di potenza erano veramente imparabili e davvero difficili da bloccare. Infatti nelle clip vedrete qualche gol nel quale il portiere non riesce proprio a bloccare la palla ed entra in rete. In generale ha 86 di tiro con 93 piazzamento, 84 finalizzazione, 93 potenza tiro, 83 long shot, 88 tiri al volo e 89 rigori. Sa battere in maniera buona i rigori, ha un tiro della distanza non proprio buono, così come il tiro al volo, una finalizzazione giusta e un piazzamento che per me non è proprio il massimo. Forse dovuto al suo work rate medio medio, però facendo un paragone con Ibra, Giroud rispetto a lui, ad Ibra per l'appunto, stava più dietro. Diciamo che Olivier fa i gol, quelli semplici, nel quale basta un tocco per metterla in rete. Ha un passaggio buono, ho fatto 1-2 assist con lui, ma diciamo che nemmeno i suoi passaggi sono un granché. Sulla carta abbiamo 72 di passaggi con 78 visione, 66 cross, 68 precisione su punizione, 79 passaggi corti, 58 passaggi lunghi e 73 di effetto. Ho notato che comunque i suoi lanci lunghi sono alquanto precisi, invece gli altri tipi sono discreti. Sulla carta ha un ottimo colpo di testa e come specialità ha minaccia aerea, ma personalmente non ritengo il suo colpo di testa così ottimo. A malapena è buono. Sulla carta ha 82 elevazione e 93 precisione di testa. L'ho utilizzato in vari moduli, sia come punta unica che in un attacco a 2. E devo dire che per me in un attacco a 2 forse rende un filino meglio, perché aveva il giusto supporto. Utilizzato
con lo stile intesa base, ma vi consiglierei qualcosa che aumenti la velocità e il dribbling, anche se un aumento di più 3 sarebbe alquanto irrilevante. Io l'ho pagato 50.000 crediti, ovvero il prezzo minimo, e per me ne vale di meno, ma molto di meno. Riassumendo, pro potenza tiro e forza fisica, soltanto due pro. Contro, agilità, equilibrio, lentissimo, macchinoso e 2 stelle skill. Il mio voto per questo giocatore è un 5, comunque un giocatore discreto. In conclusione, per me è una carta alquanto inutile. Non è proprio fortissimo, ma neanche così cesso, così debole. Però è lentissimo e fa gol semplici. Non fa quei gol belli che sanno fare quei fuori classe. E vi sconsiglio di comprarlo. Dunque ragazzi, la player review di Giroud IF termina qui. Se vi è piaciuta non dimenticate il mi piace, iscrivetevi al canale, mettete anche mi piace alla nostra pagina Facebook. Troverete il link in descrizione. Dunque ragazzi, qui è Giovi Sport, vi saluta e vi ringrazia.